PNRR, il ministro Giovannini a Lamezia Terme, il paradigma è non danneggiare l'ambiente, l'intervento al convegno sulla vita agile nella città della Piana. Seguiamo sia le regole della Next Generation sia quelle del G20, ha aggiunto Giovannini, che hanno definito anni fa cosa vuol dire costruire un'infrastruttura sostenibile. Abramo Customer Care, sbloccato il DURC, viceministro Todde a Crotone, segnali di ripresa. Il numero 2 del MISI ha preso parte al tavolo di crisi dell'azienda in prefettura nella città di Pitagora. In Calabria le imprese vogliono assumere ma non trovano dipendenti. La crisi dei ristoratori, indagine del centro studi di Confcommercio, l'81,1% delle aziende del terziario non trova dipendenti. Closing Regina, il presidente Saladini domani sullo stretto per parlare dell'acquisto del club. L'imprenditore, a margine di un convegno sull'economia in Calabria, annuncia la non separazione dall'FC Lamezia Terme. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere TG. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione, da Fabio Benincasa. Lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, l'apertura di questa edizione è dedicata alla politica, ma i temi che riguardano anche l'economia, con la presenza del ministro Enrico Giovannini in Calabria, a Lamezia Terme, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, per partecipare ad un panel, un convegno di cui ovviamente vi renderemo edotti a breve. Nel corso della tavola rotonda si è discusso di tutto, di innovazione, di start-up, di nuove tecnologie, ma soprattutto di opportunità per le imprese che ovviamente sperano nel PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sostenibilità, investimenti e quotazioni in borsa, tre opportunità per la crescita delle imprese. A Lamezia Terme, nel corso di un evento, è stato affrontato il tema degli investimenti favoriti dal PNRR come volano per il rilancio del Mezzogiorno. L'attenzione è stata rivolta alla quotazione come strumento a favore delle imprese. Il dibattito, diviso in tre diversi momenti, ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, del Parlamento, dell'università, delle imprese e dell'informazione. Ad aprire i lavori il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Perché uno dei principi fondamentali del Next Generation EU, per fortuna benedetta Europa, è il principio del do no significant harm, cioè che tutto il piano non può danneggiare significativamente l'ambiente. Le imprese sono il motore per lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili per il rilancio sociale ed economico dei territori, sottolinea l'imprenditore calabrese Felice Saladini, founder e CEO dell'impresa. Meglio questo. Beh, la pandemia purtroppo ci ha dato una bella botta dal punto di vista della salute e delle nuove attività che dobbiamo mettere in campo. Sicuramente lato imprenditoriale ci ha fatto cambiare i nostri modelli di business, ci ha fatto cambiare le nostre attività e dobbiamo essere in grado di continuare in questa direzione. La digitalizzazione ha accelerato chiaramente questi processi e dobbiamo continuare a correre su questo treno. E a margine dell'evento abbiamo chiesto anche all'imprenditore Felice Saladini di darci degli aggiornamenti riguardo il closing della Regina. Sapete, il club Amaranto versa in condizioni difficilissime dopo l'arresto dell'ex presidente Luca Gallo. Ebbene, Saladini è pronto ad acquisire la Regina. Domani dovrebbe essere il giorno giusto, la conferma in esclusiva ai nostri microfoni. Beh, vedete, oggi siamo in un contesto importante, parliamo a Lamezia di economia circolare, di sostenibilità, parliamo di sviluppo del Mezzogiorno, perché ho voluto fare di Lamezia per un giorno un punto importante del panorama nazionale di questi temi. È chiaro che Lamezia, come città, è la mia città, e come squadra sportiva è e rimarrà assolutamente indiscutibile, ma non è nemmeno da pensare. Oggi siamo qui e parliamo di Lamezia, domani pomeriggio sarò a Reggio Calabria per parlare di Regina.
E torniamo a parlare dell'evento di oggi a Lamezia Terme, dedicato all'economia, al mondo del lavoro, al PNRR, insomma ai temi che riguardano la ripresa economica del nostro paese. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare l'ex ministro Cesare Damiano, che ovviamente si è soffermato sui temi legati al lavoro, con particolare attenzione ovviamente al reddito minimo e alle nuove possibilità per i lavoratori. Scommettere sul lavoro di qualità è l'imperativo categorico. Come fare? Intanto ci sono incentivi che vanno alle imprese che assumono, io credo che debbano essere incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. E poi naturalmente si tratta di utilizzare tutto lo spazio che il PNRR offre, soprattutto al Mezzogiorno, garantendo che quella quota del 40% destinata al Sud sia effettivamente spesa in questa terra, che diventa un motore essenziale di sviluppo sotto il profilo digitale, infrastrutturale e per l'innovazione. Lavoro da assolutamente difendere con i denti quando si parla di una vertenza storica, quella dell'Abramo Customer Care. Oggi a Crotone l'arrivo del vice ministro del Mise Todde e ci sono assolutamente delle buone notizie. Vediamo. Beh, quello che c'è di nuovo è che i commissari che sono stati, appunto, che sono entrati in carica a gennaio hanno lavorato veramente moltissimo in questi mesi per cercare ovviamente di fare in modo che l'azienda potesse da una parte ripartire, quindi la parte di gestione attiva, e ovviamente potesse anche ovviamente poter avere il DURC, che penso che sia la notizia più rilevante. È stato rinnovato per ottobre, quindi sarà valido per ottobre, quindi questo significa che l'azienda potrà partecipare a gare e potrà non solo gestire le commesse esistenti, ma anche sperare di prenderne delle nuove. Questo era un aspetto importante. L'altro aspetto importante è il tema dell'unitarietà rispetto al programma che è stato presentato dai commissari. I commissari hanno depositato un programma al Mise il 6 di giugno che verrà preso in analisi, però hanno sottolineato oggi che l'hanno presentato sull'interezza dell'azienda e degli asset. Quindi ovviamente questo è importante nella misura in cui l'azienda, l'asset fondamentale sono i lavoratori e la loro professionalità, quindi potersi muovere all'interno di un'interezza di perimetro è importante proprio per il tipo di obiettivo che dobbiamo raggiungere. Ancora la politica con lo scontro e il confronto tra Valerio Donato e Nicola Fiorita, i due candidati a sindaco di Catanzaro, che se la vedranno al ballottaggio del 26 giugno. Nei nostri studi si è consumato un confronto aspro, non privo di colpi bassi, una puntata per noi da record per quanto riguarda i numeri. E allora rivediamo, ripercorriamo le tappe del confronto tra Fiorita e Donato. Toni particolarmente aspri, stoccate, attacchi ad alzo E si zero ed pone anche un po' la di veleno. C'è competizione stato tutto elettorale questo tra nel primo Valerio durissimo Donato confronto e tra i nel due ballottaggio candidati questi che cinque si giorni sfideranno al alla ballottaggio a politica Catanzaro. assegnano Da un lato servizio Valerio sociale Donato, aula candidato sindaco sindaco civico, civico, sostenuto sostenuto al al primo primo turno turno da da 10 10 liste, liste, rappresentative rappresentative di di forze forze di di centro, centro, centro-sinistra centro-sinistra e e centro-destra, centro-destra, e e Nicola Nicola Fiorita, Fiorita, candidato candidato sindaco sindaco del del centro-sinistra, centro-sinistra, sostenuto sostenuto da da 5 5 liste, liste, tra tra cui cui Partito Partito Democratico Democratico e e Movimento Movimento 5 5 Stelle. Stelle. Donato Donato e e Fiorita Fiorita hanno hanno dato dato vita vita ad ad un un duello duello senza senza esclusione esclusione di di colpi, colpi, anche anche bassi. bassi. Donato Donato ha ha accusato accusato Fiorita Fiorita di di aver aver contattato contattato alcuni alcuni consiglieri consiglieri comunali comunali candidati candidati nelle nelle sue sue liste, liste, mostrando mostrando un un documento documento con con le le firme firme dei dei consiglieri, consiglieri, argomentando argomentando sulla sulla incoerenza incoerenza rispetto rispetto alla alla novità novità ed ed al al rinnovamento rinnovamento di di Fiorita. Fiorita. Ho qui Ho qui un un documento documento che che non non ho ho voluto voluto per per correttezza correttezza pubblicare pubblicare di di tutti tutti i i consiglieri consiglieri oggi oggi eletti eletti che che sono sono stati stati contattati contattati da da Nicola Nicola Fiorita Fiorita e i e i quali quali dichiarano: dichiarano: noi noi abbiamo abbiamo ricevuto ricevuto la la proposta proposta di di Nicola Nicola Fiorita Fiorita e e abbiamo abbiamo ritenuto ritenuto di di non non poterla poterla condividere. condividere. Quindi Quindi tutta tutta questa questa retorica retorica della della novità e novità e del del cambiamento cambiamento di di Nicola Nicola Fiorita Fiorita scontra scontra con con questo questo documento documento la la sua sua coerenza, coerenza, che che non non c'è. c'è. Particolarmente dura la replica di Nicola Fiorita. Quando si è candidato Valerio Donato, ho pensato che comunque la sua presenza nello scenario politico avrebbe elevato il dibattito. La delusione è totale, perché in realtà Valerio Donato ha condotto tutta la campagna elettorale giocando sul pettegolezzo, sull'illazione, sulla falsità,
e in questo caso anche sull'elucubrazione mentale di cose che non esistono. Botta in risposta poi sulla figura dell'ex sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Che il buon Sergio Abramo, per poter condurre le elezioni nuove del Consiglio Comunale unitamente alle prossime politiche, cioè fra circa un anno, sta dando indicazioni di votare Nicola Fiorita, anche con inconsapevolezza di Nicola, consapevole che Nicola Fiorita non sarà in grado di governare, salterà la consigliatura, cosa che ritengo abbastanza complessa, e dunque far appaiare di nuovo in un election day comunali e politiche. Di che cosa faccia Sergio Abramo? Non lo so. Io in queste 24 ore, 36 ore che sono passate dall'esito del voto, ho chiamato tutti i miei candidati, li ho sentito il loro affetto, la loro partecipazione, ci siamo visti. Gli inciucci non ci appartengono. Si è lasciato andare in dichiarazioni molto avventate su accordi che io avrei già fatto con Tallini. Noi non facciamo accordi sotto banco. Un confronto dunque particolarmente acceso, premessa di poco meno di due settimane di campagna elettorale che a Catanzaro non sarà affatto semplice. La lunga battaglia in Calabria per il lavoro di qualità e soprattutto per il lavoro legale. Un incontro a Lamezia Terme organizzato da Lampi per fare il punto sulla situazione. Noi c'eravamo. Tre macrotemi fondamentali per poter analizzare alla base le criticità che da decenni attanagliano la Calabria nonostante gli sforzi compiuti in questi anni. Già perché quando si parla di giovani, lavoro e soprattutto legalità è impossibile non pensare a quanto è stato detto e quanto in termini di sforzi, idee e proposte è stato fatto, non ottenendo in cambio però i risultati sperati. Un quadro ulteriormente aggravato da due anni di pandemia e una guerra esplosa nel cuore dell'Europa. Di giovani, lavoro e legalità se ne è parlato nel corso dell'incontro organizzato da Ampi alla Lamezia Terme, che ha visto tra i presenti anche Angelo Sposato, segretario regionale della CGIL. È chiaro che il lavoro incrocia molto la questione giovanile, soprattutto in Calabria. Noi abbiamo il tema ovviamente di questa fuga che ormai è diventata quasi irreversibile di giovani, di intere famiglie che se ne vanno per mancanza di lavoro. Il tema dell'occupazione, soprattutto quella giovanile e femminile, è uno dei temi che noi dobbiamo affrontare, ecco perché ci vogliono politiche che in questo momento guardino soprattutto a queste fasce anche più deboli. E poi c'è il tema della legalità, che è un tema fondamentale diciamo, per la Calabria. Noi in questi giorni stiamo proponendo anche dei protocolli istituzionali alle procure antimafia, alle prefetture, ai sindaci per una tracciabilità della spesa dei fondi europei e del PNRR, e su questo dobbiamo impegnare tutte le associazioni, ma anche tutta la parte viva della società, per soprattutto sui temi della legalità di attenzionare anche la società civile. Quando si parla di lavoro e legalità in Calabria e soprattutto a Lamezia, non si può non pensare alla comunità Progetto Sud di Don Giacomo Panizza. I giovani stanno capendo più del passato che il lavoro ormai non lo si può mungere dallo Stato, che il lavoro va costruito. Un esempio è quello di esempio della Ciarapania Lamezia Terme, che ha inventato, che se ne dica, quella che è la raccolta differenziata Lamezia Terme, che adesso si è presa alla Multiservizi, no? Ma è stata inventata da una cooperativa di giovani di Lamezia e anche di Lamezia di Adnirom. Questo è uno degli esempi. Un altro invece è nella Locride. E di lavoro parliamo anche nel prossimo servizio. In Calabria le imprese vorrebbero assumere ma non trovano dipendenti. La crisi dei ristoratori cristallizzata in un'indagine del centro studi di Confcommercio. Pensate, l'81% delle imprese del terziario non riescono a trovare dipendenti. Il lavoro che c'è ma non si riesce a dare. Le polemiche degli ultimi mesi mosse da imprenditori sembrano trovare conferma nel dato statistico. Un gap tra domanda ed offerta di lavoro sempre più ampio che le imprese riescono a colmare con non poche difficoltà. A confermarlo l'indagine svolta dal centro studi di Confcommercio Calabria condotta su un campione di 230 imprese attive nel terziario. Si tratta per lo più di imprese di piccole dimensioni, il 51,6% di loro infatti impiega da 1 a 3 dipendenti.
L'obiettivo del sondaggio era quello di far emergere quale fosse il livello di domanda e quali siano le cause che, secondo gli imprenditori, rendono difficile occupare i posti di lavoro. Dal dossier emerge chiaro come il 52,6% delle imprese voglia assumere, ma di queste 8 su 10 non trovano dipendenti, nonostante la volontà di incrementare il proprio organico fino al 10% degli impiegati attuali. Servizi, dettaglio alimentare, ristorazione e ricettività sono le aree con le più alte previsioni di nuovi addetti entro il 2022, spinte anche dalla voglia di riportare il giro d'affari ai livelli prepandemici. Tutti i dati che spingono le imprese alla ricerca di personale. Tra le figure più richieste spiccano commessi, addetti alla reception, banconisti, responsabili di sala, cuochi, camerieri, addetti alla segreteria, informatici e operai. Posti che rischiano però di rimanere vacanti, soprattutto in ambito ristorativo alberghiero, dove il quasi 70% delle imprese lamenta la forte difficoltà nel reperimento di nuove risorse umane. In merito alle cause alle quali è legata la difficoltà di reperire personale, secondo il campione intervistato troviamo la mancanza di competenze di base, l'indisponibilità a lasciare il reddito di cittadinanza, lo scarso interesse per la mansione proposta, l'indisponibilità ad orari o giorni proposti, la retribuzione giudicata troppo bassa. Secondo il presidente di Confcommercio Calabria, Klaus Algeri, a motivare questa mancanza di occupazione dei posti sono soprattutto la mancanza delle giuste competenze e di reddito di cittadinanza. Tuttavia, secondo Algeri, questo non ci deve portare a demonizzare misure di sostegno come appunto il reddito di cittadinanza, ma ci devono spingere ad una riflessione seria. Forse è giunto il momento di apportare dei correttivi allo strumento per renderlo più flessibile. Vanno riviste più in generale anche le politiche per il lavoro. Servono più formazione ed incentivi maggiori per chi assume. Solo così si riuscirà a ridurre il gap. Pioggia di aumenti che riguardano le materie prime, che riguardano ovviamente il costo del carburante, ma che riguarda anche l'ombrellone, l'esdraio, insomma tutto ciò che riguarda il relax con la stagione estiva ormai alle porte. C'è un'indagine interessante, molto interessante, di Federconsumatori Calabria e noi ovviamente abbiamo cercato di riassumere le percentuali, i dati, i numeri salienti in questo servizio. Pioggia d'aumenti per i vacanzieri che si apprestano ad affollare le spiagge calabresi nell'estate 2022. Giunta al terzo anno, l'indagine di Federconsumatori Calabria analizza l'andamento dei costi dei servizi degli stabilimenti balneari delle principali località turistiche della Calabria, in un anno di tentativo di ripresa dell'economia, influenzato però dagli effetti della pandemia, della guerra in Ucraina e per ultimo della spirale di aumenti dei prezzi. L'indagine è stata condotta nello stesso periodo degli anni precedenti ed ha interessato 20 località turistiche distribuite fra le 5 province, 10 località del Tirreno e 10 dello Ionio. L'obiettivo era di monitorare, negli stessi lidi campionati negli anni precedenti, l'andamento del costo medio di un ombrellone e due sdraio nella settimana compresa tra l'8 e il 14 agosto. Ha risposto al monitoraggio il 70% del campione, 56 stabilimenti. Il 17% degli stabilimenti balneari ha dichiarato il tutto esaurito, nel restante 83% si sono stabilizzati gli aumenti già segnalati lo scorso anno, sino al più 25%, ed in altre località registrati ulteriori incrementi da 1 a 4 euro al giorno. Stante i prezzi proposti sono le coste cosentine, sia in quella tirrenica che in quella ionica, a segnalare sensibili aumenti, come ad esempio a Diamante, località della Riviera dei Cedri, che detiene fra i più alti prezzi con offerte sino a 190 euro a settimana, ma oltre la prima fila, eguagliata sul versante ionico dalle spiagge di Roseto Capospuligo. Sulla costa tirrenica vibonese, su tutte le offerte spiccano i costi dei lidi delle bianche e rinomate spiagge di Tropea, apparentemente stabili, con offerte fra i 161 e i 360 euro, e di Capo Vaticano, con lidi limitati all'accesso dei vacanzieri esterni agli hotel, con 175 euro settimanali in aggiunta al costo di 10 euro giornalieri per il parcheggio. Sulla costa tirrenica reggina i prezzi si mantengono leggermente più bassi nella media regionale, oscillando dai 70 ai 105 euro di Reggio Calabria, in seconda fila, parcheggio escluso, ai 140 euro a Scilla.
Dopo 7 anni a Corigliano Rossano riapre la galleria del Traforo, una porzione che insiste sulla statale di competenza provinciale, ma che dà accesso al centro storico della città che una volta era Rossano. Insomma, una struttura che era stata danneggiata nel 2015 dall'alluvione e ci sono voluti 7 anni per riaprirla. Dopo 7 anni riapre la galleria Paramassi di imbocco della strada provinciale 188 che da Rossano raggiunge la Sila e serve la parte sud del centro storico. Chiusa nel novembre 2015 a seguito dei danni causati dall'alluvione di quell'anno, sono stati necessari anni per la provincia di Cosenza, ente competente, per risolvere il problema bypassato originariamente con una bretella parallela. I lavori, appaltati per circa 600.000 euro e consegnati nel 2020 da Franco Iacucci, sono terminati nei giorni scorsi ed oggi la presidente della provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha inaugurato la tratta con a fianco il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi ed i delegati provinciali Adelio Olivo ed Eugenia Aceto. Un altro importante traguardo di questa amministrazione, uno dei tanti rispetto ad una viabilità che nella nostra provincia, la provincia più estesa della regione, ha davvero tante criticità, tante difficoltà, ma che metteremo a posto. La galleria Paramassi comunale presentava tante criticità, in questi 3 anni siamo intervenuti, abbiamo fatto da bungolo per far intervenire su tutti questi interventi, tant'è che non ci sono più le frane, il muro è stato riparato dal comune, abbiamo messo in sicurezza la galleria comunale, demolendola e mettendo in sicurezza il crinale. In questi 3 anni si è proceduto per progettazione, poi per reperimento dei fondi, oggi si chiude un lavoro importante, la SP 188 è completamente efficiente, rimarginate tutte le ferite del 2015, sostanzialmente sono rimarginate in questi ultimi 3 anni. E siamo riusciti, insomma, a risparmiare un sacco di soldi. I tempi dell'esecuzione sono stati circa 1 anno e mezzo, però trattandosi di operare su una struttura esistente abbiamo dovuto lavorare con calma, limitando il più possibile le vibrazioni legate alla demolizione. E adesso a Crotone lo sport, ma soprattutto una grande gioia per i tifosi del Milan che hanno potuto guardare da vicino, osservare, parlare, chiacchierare con un'autentica leggenda, il capitano indiscusso e indiscutibile del club rossonero, Franco Baresi. Una serata che i tifosi del Milan non dimenticheranno facilmente. L'incontro con il capitano di sempre, il trascinatore di 1000 battaglie, l'eroe di 1000 trionfi. Franco Baresi fa visita alla Milan Club di Crotone, accolto dall'affetto e dal calore dei tifosi rossoneri. Quando vado a qualche club trovo sempre un grande entusiasmo, una grande passione, un grande affetto. Quest'anno è andata anche bene che si è organizzato con una grande vittoria dello scudetto, quindi c'è gioia e questo... E sono felice per tutti i tifosi che seguono il Milan. Anni di vittorie e successi che hanno portato il Milan sul tetto d'Europa, quello in cui Baresi indossava la fascia di capitano. E per tutti Baresi è e resta il capitano. Sì, no, ma questo ripeto, c'è sempre stato un grande affetto, una grande stima nei miei confronti e ho sempre cercato di ripagare e questo la gente non l'ha mai dimenticato. Ma il Milan è una fede, una forza e quest'anno ci siamo presi una grande soddisfazione tornando a vincere lo scudetto e torneremo grandi piano piano anche in campo internazionale. Uomo schivo, abituato a vivere lontano dai riflettori, si è raccontato in un libro Liberi di sognare, una sorta di manuale per arrivare al successo. Ho voluto raccontare cosa c'è dietro al successo, ai traguardi raggiunti, che tante volte il talento non basta, e quindi dove tutto ebbe inizio, quindi dalla mia infanzia, dalla mia adolescenza, le cose fondamentali che secondo me sono importanti da non dimenticare, l'aspetto umano e poi la fortuna di incontrare le persone giuste che ti sappiano farti crescere in libertà, che riescano a farti ad esprimere il tuo talento e quindi quello deve essere un po' di stimolo e di ispirazione ai giovani che tutto è possibile, il titolo lo dice, insomma sognare si può, come è capitato a me che mai avrei pensato da bambino di poter poi raggiungere i traguardi che ho raggiunto e di diventare quel che sono. Una serata di festa per Crotone e per il presidente della Milan Club, Adolfo Covelli. Oltre ad arrivare a Crotone una bandiera del calcio mondiale, direi, non solo italiano, Franco Baresi ha rappresentato non solo il Milan ma tutto il calcio italiano nel mondo. E parliamo di un campione dentro e fuori il campo. Credo che questa serata sia, anzi la dedico a tutta la mia città,
a una città che ha bisogno di sorridere, e il mio obiettivo è stato proprio questo, regalare un sorriso alla città di Crotone. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione.